Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, oggi farò un video un po' particolare perché è pensato per tutte quelle ragazze che si av stanno avvicinando da poco allo Stand Essence, perché magari hanno appena aperto uno Stand Essence nell'OVS della propria città e vogliono magari dei consigli sui prodotti che devono sicuramente acquistare e quelli che non devono assolutissimamente acquistare. Quindi è pensato proprio per loro, per le inesperte, diciamo così. Dato che comunque io ho sempre acquistato prodotti Essence della collezione permanente e mai delle collezioni limitate, o perché non sono mai arrivate, o perché quando andavo io erano già terminate. Quindi iniziamo. Quindi sicuramente tutti i prodotti che farò vedere sono sicuramente ancora in vendita. Allora, sarò molto veloce, quindi iniziamo subito. Prima di tutto per la base. Allora, sicuramente un prodotto sì da comprare è il trio di correttori Essence. Ed è il Forget It, e si trova in un'unica colorazione, quindi troverete questo beige molto scuro, però non lo si acquista sicuramente per il beige, ma per il rosa e per il verde. Quindi questo è un prodotto sì. Poi, per la linea dei correttori, io ho due correttori della linea. E le ho in due tonalità, la numero 4 e la numero 1. Cosa dire di questi correttori? Fanno sicuramente, evidenziano sicuramente le pieghette che ognuno di noi ha e non tengono tantissimo come correttori buoni, come per esempio quello della Kiko. Però c'è da dire che io in ogni caso li utilizzo, diciamo, per tutti i giorni, quando devo fare servizietti e non devo stare, una giornata fuori. Quindi sì, Poi, un altro correttore che io ho e che sinceramente mi è piaciuto, per un'unica funzione, ed è il, Pure Skin Duo. Questo qui, l'anti-spot. Allora, questo prodotto è composto da un siero, vedete, e un correttore molto ma molto liquido. Secondo me questo correttore è fatto solo ed esclusivamente, vedete, molto liquido, per andare a coprire le imperfezioni. Io infatti lo utilizzo quando ho i brufoli e devo appunto andare a coprirli, però senza soffocarli. E infatti io picchietto il prodotto che è molto liquido e diciamo che come coprenza è discreta. Quindi secondo me non è un correttore per le occhiaie, c'è chi lo utilizza anche come base, ma non credo che sia eccellente. In ogni caso, è un buon correttore, da applicare, da utilizzare sulle imperfezioni, perché non è troppo aggressivo e cremoso. Questi qui non sono né troppo cremosi né troppo asciutti, una via di mezzo. Poi, sempre per la base, io consiglio questo fondotinta, il Soft and Natural. Il mio è nella tonalità 2 e era una copertura medio leggera e mi piaceva abbastanza. L'unica cosa è che l'ho dovuto interrompere perché mi sono iniziato ad uscire un po' di brufoli. Però dovuti a questioni ormonali, ecco.
E quindi in ogni caso questo lo consiglio e consiglio anche il Clear and Matte che utilizzano in molte e dicono che sia anche questo, anche quello buono. Poi, cos'altro? Allora, sempre per la base, un fondotinta che non consiglio è lo Stay All Day. Questa è la tonalità 10 Soft Beige. Ma a parte il dosatore, l'unica cosa carina, per il resto le tonalità sono molto, virano molto sull'arancione una volta che il prodotto è steso sul viso, quindi, e poi non è affatto a lunga tenuta come dice appunto Stay All Day, quindi no, non ve lo consiglio. Un ottimo blush con cui mi sono trovata bene e che utilizzo ogni giorno è il Mineral Powder Blush 2 in 1. Questa è la tonalità 4 e ci sono appunto due tonalità. Sono molto chiare, è molto chiaro ed è perfetto secondo me per tutti i giorni perché usato insieme, vedete, è molto molto tenue e delicato. Quindi lo consiglio. Poi le palette, ci sono un'infinità di palette, ma sicuramente una palette che io consiglierei è la palette della linea Sun Club perché è un all-over, ossia può essere usato sia come ombretto che anche come fard e terra, quindi sicuramente è da acquistare. Io poi ho altre palette che sono queste. Della linea Sun Club, questa sicuramente è da acquistare perché i colori sono molto particolari. Ed è la numero 4 Bali Fever. E poi questa invece, sinceramente, la sconsiglio. È la numero 2 Fiji Feeling e non è niente di eccezionale. Poi questa palette 4 è la Acqua Flash e la consiglio, stra consiglio, colori molto pigmentati e buoni. E poi c'è quest'altra palette, la numero 4, carina anche questa per fare uno smokey e sono abbastanza pigmentati, diciamo può piacere come non piacere, però diciamo che è pigmentato, vedete, anche questo, è proprio adatto per fare uno smokey. Quindi anche questa la consiglio. Altri ombretti che consiglio. Allora, gli ombretti della Essence. Sicuramente consiglio le tonalità scure, come per esempio questo, in assoluto, il numero 4. È un nero con i glitter, stupendo, stra pigmentato. Vedete, ne ho usato davvero pochissimo perché è stra pigmentato. Un altro colore che consiglio, è questo, il numero 19 Disco Diva. Ha un effetto metallizzato ed è anche questo pigmentato. Un altro colore sempre molto carino di Essence è il numero 18, sempre con l'effetto metallico. Questi colori qui, così come anche il blu che vi farò vedere adesso. Sono molto più brillanti se bagnati. Un altro colore appunto che consiglio, il numero 11, è un blu notte davvero davvero stupendo, io lo adoro. E poi ci sono tre ombretti che non straconsiglio. Sicuramente e unì questo duo, il numero 7, semplicemente per il colore rosa che non è niente di che. E poi questo colore invece caruccio è un marrone un po' prugna, con cui si può fare un look naturale che non è malvagio. Vedete? Come tutti i colori chiari di Essence si vedranno ben poco.
Un altro colore che utilizzo ma non mi ha entusiasmato più di tanto è il numero 14, che è un grigio antracite, che è pigmentato ma c'è da lavorarci un po' su. Un altro colore che è Ni è il numero 3 Starlight, che è un grigio argento che ha il primo strato superficiale pieno di glitter. Vedete, io l'ho utilizzato a metà. Ed è un grigio molto chiaro che sembra sull'occhio quasi bianco. Vedete? Cate, vedete? Questa tonalità, questo punto di grigio va bene, altrimenti no.